Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento con la video intervista di Confine Live. Siamo qui al Centro Sportivo Le Saleri in compagnia del mister Mauro Bencivenga. Prima di tutto buonasera mister e benvenuto a questo nostro appuntamento. Buonasera a voi e a tutti quanti. Ci vuole parlare di questa sua nuova esperienza e soprattutto del suo curriculum, che sappiamo che è importante perché viene dalla primavera della Roma. Comunque ci dica lei, insomma. Va bene, io come tutti i calciatori, io sono stato prima di tutto un calciatore e ho fatto tutta una trafila, insomma sono stato a squadre importanti come la Fiorentina, Bari, in America e poi squadre di Serie B tipo anche il Frosinone. Finita la carriera da calciatore, ho intrapreso quella da allenatore, ho iniziato a casa mia dove abito, che è Villalba, e lì ho fatto il settore giovanile, i bambini, scuola calcio, e poi sono andato alla Lazio. La Lazio ho allenato il settore giovanile, sono rimasto 4 anni sempre lì nelle squadre giovanili. E poi sono stato 12 anni alla Roma, di cui 8 col settore giovanile, giovanissimi allievi primavera, e poi 8 poi 4 con la prima squadra come assistente tecnico di Capello, di Prandelli, di Del Neri e così via. Più poi la domenica e il mercoledì andavo a vedere le partite sia di Champions League, che servivano alla Roma le relazioni che dovevo fare, e la domenica per il campionato. Poi sono stato in Albania e lì ho vinto anche un campionato, li ho portati alle qualificazioni di Champions League. Sono tornato, ho avuto delle esperienze nei dilettanti, anche perché per me il calcio è unico, dilettanti, professionisti. Sono stato nel Palestrina, nel Pomezia. E niente, e adesso mi ritrovo in questa dimensione qui, è un'esperienza bellissima, lavorare con i bambini è veramente una cosa eccitante per me. Un posto incantevole, un impianto sportivo bellissimo, una società nuova di cui devo ringraziare il presidente Marino, insomma, che in fretta e in furia così ha organizzato questa nuova società e avendo anche dei riscontri positivi. Insomma, abbiamo 60 bambini, pertanto non pensavo che in un piccolo centro così potevamo fare calcio in questa maniera. Sono felicissimo, mi auguro che questo discorso, questo progetto lo recepiscono tutti, i genitori, i sindaci dei paesi qui che ci circondano, e possiamo portare avanti un bel progetto, quello di far crescere i giovani, di modellarli, di cercare di dargli un'impostazione così non solo tecnica, ma questa deve essere anche una scuola di vita, non solo una scuola calcio, e questa è la realtà. Ok mister, la ringraziamo tantissimo per il suo intervento, le facciamo un grandissimo in bocca al lupo e arrivederci alla prossima. Grazie, grazie a voi. Siamo ora in compagnia del presidente Marino Bernardini, sappiamo che ha una grandissima esperienza in questo settore, la salutiamo prima di tutto e la parola a lei adesso. Buonasera, è un'emozione essere intervistati dal mio ex calciatore, perché ho avuto l'onore e il piacere di allenarlo. Io sono la bellezza di 53 anni che giro i campi d'Abruzzo. E di acqua sotto questo ponte ce n'è passata tanta, come ci sono passati tanti calciatori. E adesso quest'estate ci è venuta questa idea, in considerazione del fatto che nella nostra città natale purtroppo non c'è un'impiantistica sportiva dove poter svolgere questa attività a cui teniamo tanto, insieme ai miei collaboratori Giancarlo e Pasquale e la signora Alessandra Santarelli, che fa da segretaria. Giancarlo è il nostro Donofrio, è il nostro vicepresidente, e Pasquale Cococcia è addetto all'impiantistica, oltre che fa il direttore sportivo di questa piccola società. Siamo qui
purtroppo abbiamo cominciato molto tardi, e comunque siamo soddisfatti perché abbiamo 60 bambini e 20 ragazzi che fanno parte della squadra degli allievi. Io, vista la mia esperienza di 53 anni, ho avuto un'idea. Se voi andate su Facebook potete andare sulla nostra pagina Carsoli Calcio La Storia, dove potete trovare le foto e tutti i calciatori che hanno giocato con Carsoli dal 1932 in poi. È una cosa che ci fa molto onore, perché tutti quanti la seguono, tutti i carsolani. Abbiamo avuto modo di rincontrare telefonicamente gente che noi non sapevamo nemmeno che esistesse. Ci hanno telefonato dall'America, ci hanno telefonato dalla Svizzera, ci hanno telefonato da Como, perché il tandem del Facebook ha fatto sì che questi ragazzi vedessero questa nostra pagina Facebook. Adesso siamo qui grazie a Mauro Bengivenga, che sinceramente ho sofferto molto per poterlo avere, perché era ambito da tantissime società, e mi voglio augurare che la prossima stagione sia affiancato dal fratello Alberto, che tu conosci senz'altro, sì, sì, sì. Alberto Bengivenga. Voglio ringraziare anche gli altri due tecnici, il Ferrari Roberto, per Luigi Nardoni e Alfredo. Un ringraziamento particolare a loro, perché stanno cercando di dare il massimo per far sì che questa società cresca. Vorremmo ringraziare anche la Polisportiva Auricola, che ci è venuta incontro nella concessione di questo impianto bellissimo, dove noi speriamo di restare molti anni e di migliorare ancora per il prossimo futuro. Benissimo, ringraziamo il Presidente e un saluto a tutti gli sportivi.